La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha iniziato ieri la discussione generale sulla proposta di legge numero 284, la cosiddetta legge Omnibus. Si andrà avanti per qualche giorno per poi procedere al varo del testo che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale. Ieri il parlamentino, presieduto da Valerio De Giorgi, ha sentito in mattinata l'assessore regionale della pubblica istruzione Andrea Biancareddu e il responsabile dell'ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, che si sono soffermati sulle tematiche relative alla scuola e alla formazione professionale. Audita anche una delegazione di borsisti precari dell'agenzia di ricerca Agrisi, che ha chiesto una proroga dei contratti in scadenza il 31 dicembre e un piano triennale per il fabbisogno del personale. In serata invece è stato sentito in videoconferenza il rappresentante del coordinamento lavoratori dello spettacolo, Marco Benoni, che ha ricordato ai commissari come il settore in Sardegna non produca solo cultura, ma anche economia ed occupazione, generando un valore complessivo superiore di 6-8 volte ad ogni euro di contributo ricevuto. Si tratta di un comparto per il quale il contributo della Regione è diminuito negli ultimi 10 anni e che è stato colpito duramente dalla pandemia. Per queste ragioni Benoni ha chiesto un'integrazione di 2 milioni di euro al contributo che è stato assegnato a febbraio in sede di finanziaria tecnica. Risorse che secondo il coordinamento servono a tenere vivo il sistema mettendolo in condizione di ripartire soprattutto a livello occupazionale.